Ci siamo? Sì. Siamo pronti con Charlo GX? Dai. Ready? Ready? Sì. Vai con la sigla. Pokémon! Charizard GX Premium Collection. Check! Ciao Tubers. Ciao Tubers. Vado. Ciao sconosciuto. Sconosciuto. Perché mi hai fatto paura. Tubers, eccoci qua. È arrivata questa spettacolare una confezione, cosa. Una cosa magnifica, italica, non è vero, inglesica, inglesica, italica poi arriva. E abbiamo fatto... Parto già, ci metto 6 minuti. Sì, sì, ce la siamo divisa una per una perché nessuno voleva mollare all'altro l'apertura e allora siamo qua. Io ho portato anche il picnic, l'ho recuperato, era in vacanza. Attenzione! Allora, Charizard GX, Premium allora. Collection, la più bella di tutte, che c'è? La baia dei porci. È la baia dei porci. Quanto sono avanti. Vabbè. Tubers! Allora, c'è una fantastica moneta di Charizard, che è... quanto spettacolare. Poi abbiamo un bel Charmeleon, che è del... Di che siete, cioè, Kiki? Aspetta che non sono neanche riuscita a togliere la moneta. Guarda, il simbolo. È l'ultima. L'ultima di Burning Shadows. Il Charmeleon e il Charmander. Bellissimi, spettacolari. E poi c'è la promo Black Star Sun and Moon numero 60. E il numero 60, che in origine è il numero 6, ma il Pokémon numero 60, la promo Sun and Moon numero 60, la Charizard GX. Madonna, c'è anche Jumbo. La Jumbo. Jumbo e poi c'è la spilla, c'è anche la spilla. Che figa che è la spilla. Madonna, che figata. Bellissima, spettacolare. Poi abbiamo 6 buste. Chi sei buste? No, la code card. La code card, dov'è? La mia non c'è, però qua, sotto qua. E voilà. E 6 belle bustine, non c'è evoluzioni. E noi siamo felici. Che sono 3 buste? Sono tirate fuori 6, sono cadute 3. Bene. E grazie a Dio non c'è evoluzioni, quindi possiamo schiappare. Dici? Dunque, sì. Allora, dividiamo le buste, facciamo una bella sfidozza. Allora, il contenuto sono 1, 2, 3, 4, 5, 7 buste. 7 buste sono. Anche tu 7 buste? Sì, è uguale, no? Sì. Dunque, un Sun and Moon, un Steel Steel. No, cosa? Sono diverse? No. Io ah temo... no, è vero, io ne ho presa una. Cioè, ma aggiuntavo... scusa, ma che trasla... Non sei giusta. Tra le altre cose mi sono cadute e tu vuoi vedere che ne ho buttata una nel cestino. Tubers, vado. Comunque abbiamo 6 buste. Una XY Steam Siege, una Sun and Moon 1, Sun and Moon 2, Sun and Moon 3. E cronologico. Andiamo in cronologia ad aprire... Ma è una sfida. Sì, è sei una sfida. Pronto? Sono pronto a vincere, Marep... Litwick, Hoppip, Mute, Chimchar, Meryl Reversico e Armaldo, la carta rara della busta e poi le carte uncommon che si chiudono con Gardevoir e Spirit Link. Allora, invece io c'ho un Oshawott, Shory, Tangela, Deino, Chimikar, Bergmite, Uppa, Gardevoir e Spirit Link, Klefki, Armor Fossil e Dannazione. Andonation, attenzione! Sun and Moon. Sai cosa sto aprendo, Kiki? Sun and Moon. Mute. Sundile. Mute sembra la marca di uno yogurt del formaggio, non so. Grubbin and Crocodile. Mr. Crocodile, olografico. Vado. Snubbull, Piggy Bank. Poi dice a me. Farmagna, Togedemaru, se riesci a leggere questo, allora sì che sei figo. Poliwhirl, Palossand, Energy, questa solicita, Golbat, Pokémon Catcher, Passimian. E attenzione, Frobish, Wilmer, Tailow, Phantom, Cassform, and Cliffy, e attenzione, Clefairy, dopo Clefairy, guarda, attenzione, la Ninetales, Ghost, Jedi! Ho trovato una carta bella. Sembro di Ghostbuster. Ninetales GX, fantaspettacolo! E boss, vai in vantaggio! Sì, grande. Decisamente. Vado, Delibird, Trubbish, Machop, Rockruff,
Weeping Bell e Oreo Corio. Niente, mi è andata male. Ma sai una cosa, boss? Dimmi. Sai che il Charizard GX da espansione, sì. Ombre Infuocate, esce normale e esce Ghost, in qualche modo fuori serie. La full art l'hanno fatta solo per la confezione. Che figata. Grande figata, quindi se volete il Charizard GX full art è solo qua. Sì. Ciao qua, solo per oggi, signori. Se comprate una confezione di Charizard GX, vi do in omaggio un Charizard GX. Così. Full art, non è vero, ed è già dentro. Attenzione, continuiamo con lo smoothing. E attenzione perché c'è Wilmer, c'è Oreo Corio. Ma cosa c'è ancora? Cosa c'è? C'è Tapu Energia. Attenzione, c'è Wilmer. Tapu Energia, Tapu Energia, Tapu Energia. Hai vinto tu decisamente. Adesso guarda, dichiaro già la mia sconfitta perché sto sbustando malissimo. Maddo, Tapu Energia. L'unica speranza per me di salvarmi è di trovare Charizard GX fuori serie in queste due buste. Ma che lo trovo io? E vabbè. Adesso che asfaltarmi, ma era il mio ruolo quello. Di solito, non è il tuo. Vorrei ricordare ai tubers che la caccia del Tapu Energia GX è ancora aperta, perché io l'ho trovato nella confezione, però c'è una caccia aperta qua in negozio e continuerà sabato 7 ottobre al Poké Event 10-17. Esatto. Vi aspettiamo. E Kiki? Vai tu! Faccio così perché Charizard GX. L'hai chiamato! Guardalo qui. L'hai chiamato! Però devo trovare il Ghost per vincere. E quindi manca solo il Ghost. Preparatevi, tubers! Non c'è il 2 senza il 3. 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 C'è Tormenting Spray Reversico e c'è Ledian Rara. Ledian Rara è quasi a livello del Charizard GX. Quasi. Andiamo avanti. Let's go again. Duskull, Oddish, Mudbray, Sock, Togedemaru, un Noctowl e... Guarda! Ci credo! Oh, GX Full Art! Guarda, spettacolo! E non dovevo essere... Cioè, lo sai che io non posso essere totalmente asfaltata. In qualche modo devo... Sì, hai vinto tu, però mi sono degnamente difesa, mettiamola così. Spettacolo! Un'ottima sbustata, ottima. Ma poi c'era questa busta, quella la apriamo alla fine. È quella che magari non... Hai capito, no? No! Attenzione! C'è... Cutfly e Azumarill, carta rara. E voilà, il resto della bustina. Questa bustina, che ho preso dalle buste avanzate al Poké Event, magari si è confusa inavvertitamente con le altre, non lo so, poi riguardando il video. Quindi la apriamo. Sì, vai. Perché è un... Vediamo, ma visto che non ho trovato niente. È mia, è tua. In teoria è mia. Ha deciso lui. Era in mezzo alle mie. Ma pensate. Attenzione, guardate cosa potevo trovare al posto delle altre due carte. E c'è un Kindra Foil. Sì, Kindra Foil. Ci sta Kindra Foil. Bene. Vabbè, ci sta sempre. Sì. Bene. Allora, boss ha sbustato come un dannato. Sì, ti è andata bene. Ti è andata super bene. Ma non è che mi è andata di via. Nel complesso abbiamo fatto due sbustate molto molto belle. Assolutamente. E come al Poké Event abbiamo fatto una bella sfidozza. Sono usciti due GX. Diciamo che ti è andata molto bene nelle serie Guardian Rising. È andata molto bene nella serie. È vero. Bene. Tubers, vi piace questa spettacolare confezione? Charizard GX Premium Collection, lo spettacolo, spettacolissimo, figatissima. E noi diamo l'appuntamento ai tubers al prossimo video. Sì, al prossimo video. Goodbye! Ciao!